Allora, quasi pronto. Coraggio, eccoci qua. Bene. Allora, benvenuti in questo nuovo tutorial nel quale vi voglio parlare, come vedete qua dal titolo della mia scaletta, di come si svolge un'apertura automatica di un problema in Ubuntu. Allora, vi parlo dello stato delle cose a livello di Ubuntu Precise Pangolin 12.04. Lo vedete qui in cima, ho aperto la VirtualBox della prossima release, del prossimo rilascio di Ubuntu in aprile. E perché vi voglio parlare di questo? Uno, perché appunto Ubuntu fra un mese praticamente, anzi un mese esatto, mi sembra che sia proprio il 26 aprile che verrà rilasciata, e oggi è il 26 marzo. Dunque, dicevo, un motivo per cui sto facendo questo video tutorial è proprio perché manca un mese il rilascio della prossima Ubuntu, e la prossima Ubuntu, come sapete, penso ormai tutti, è a lungo supporto fino a 5 anni, e uno degli obiettivi che Canonical si è preposta di conseguire è proprio la massima precisione possibile di questo rilascio, proprio dal nome precise, cioè preciso, deve essere il più possibile pulito, il più possibile privo di problemi. Questo prossimo sistema operativo che verrà appunto rilasciato in aprile. Quindi un motivo per cui è importante proprio prima del rilascio segnalare qualsiasi problema che si incontri è proprio uno degli obiettivi di questo tutorial, cioè mostrarvi come si svolge quando si intercetta un problema, come si svolge la procedura di apertura del problema. Il secondo motivo è che aprire un problema quando lo si incontra sul proprio PC è importante comunque sempre, indipendentemente dal fatto che Ubuntu sia già rilasciato o meno, è sempre importante aprire un problema, perché è solo aprendo un problema che gli sviluppatori, che evidentemente se il problema è presente non si sono accorti che c'era, e quindi è solo aprendo il problema che vengono avvisati gli sviluppatori, i quali poi possono intervenire ed eliminarlo il problema. Se non si svolge questa procedura, che dura anche poco, pochi minuti, gli sviluppatori magari non se ne accorgono mai. E quindi il problema rimarrà sempre, a voi rimarrà sempre, vi darà sempre fastidio. Quindi sapete che Linux è un progetto collaborativo che si basa sulla collaborazione di tutti, sul contributo piccolo o grande di tutti, e quindi il fatto di segnalare qualsiasi problema che si incontra fa parte appunto di questa collaborazione per sempre migliorare di più Ubuntu e anche altre distribuzioni Linux, naturalmente, perché se un programma è distribuito non solo con Ubuntu ma anche con altre distribuzioni, ovviamente contribuendo da una parte si fa del bene, ne beneficiano anche da altre parti. Allora, quindi è molto importante che si segnali un problema. Specificatamente per Ubuntu, i problemi, la gestione, o meglio, la gestione della segnalazione dei problemi è gestita da un programma che si chiama Apport. Eccolo qua. Vedete? Per altre distribuzioni, onestamente, non conoscendole a sufficienza, non so dire se esistono sistemi più o meno sofisticati con un altro nome o meno, o se non esistano del tutto. Comunque, per Ubuntu si chiama Apport. Tra l'altro, come sapete, il mio canale ha un taglio, diciamo, per il più possibile anche far capire il mondo del PC ai non tecnici, o necessariamente chi non è tecnico, e quindi, anche se per qualcuno è scontato, io qui sottolineo che di solito quando si parla di informatica, di programmi, si sente spesso parlare di bug, e un bug praticamente corrisponde ad un problema software, cioè un problema che si incontra con un programma in uso.
E nel gergo, appunto, è una parola inglese, quindi bug è un termine inglese, però nel gergo è diventato appunto sinonimo anche di problema informatico, di problema software, di un programma. Quindi quando sentite parlare di bug, associatelo a un problema di un programma. Dunque, dicevo, apport. Apport, appunto, è il programma che permette di intercettare quando un programma va in crash, cioè quando ha un malfunzionamento. Ecco, un altro termine inglese che si usa spesso in questo ambito è crash, cioè proprio il programma che lo state usando e magari vi viene visualizzato un brutto messaggio di errore, il programma si chiude, oppure addirittura il programma vi si chiude, come si suol dire, sotto i piedi, non ve ne accorgete neanche, da un momento all'altro non vi trovate più il programma, ecco che c'è stato un problema. Allora Apport, dietro le quinte, si occupa di intercettare queste situazioni, di far partire tutta una procedura automatica per segnalare questo problema agli sviluppatori. Per prima cosa, che cosa fa Apport? Crea un log, cioè altro ennesimo termine inglese, log vuol dire praticamente giornale, cioè crea un file con quanto è successo mentre come si dice, mentre si creava l'errore, ecco, mentre il programma andava in crash, che cosa è successo? Ecco che Apport dietro le quinte crea questo log, cioè questo giornale segnalando tutte le informazioni possibili e utili per gli sviluppatori. Ecco. Allo stato di Ubuntu 12.04, appunto, viene usata questa cartella, quindi nel sottocartella var crash, Apport salva questi file. Io li posso mostrare alcuni che ho accumulato un po' nel tempo. Ecco, vedete, in realtà sono dei file di testo, che però hanno un'estensione .crash, molto significativa, quindi malfunzionamento. E vengono definiti o riconosciuti dal sistema Ubuntu come apport crash file. Quindi vedete proprio apport che crea dei file .crash, che sono dei file di testo con dentro tutte le informazioni tecniche di quello specifico problema. Se ne apriamo uno giusto con l'editor di testo, giusto per mostrarvi che effettivamente è così quello che vi sto raccontando. Adesso aspettiamo un attimo che si apra. Eccolo qua. Per esempio qui a un certo punto c'è stato qualche giorno fa un crash di Compiz. Vedete che il nome del file, del log, quindi del giornale di errore, si chiama proprio Compiz. E dentro, per carità, non andiamo a capire o non andiamo a capire tutto quello che c'è scritto. Comunque si vede che il problem type, tipo di problema, è un crash, quindi Compiz è proprio saltato. Qual è l'architettura sulla quale stava girando il programma Compiz? Quindi AMD64, un'architettura 64 bit. Quando, ora, anno, eccetera, eccetera. Qual è la distribuzione Ubuntu interessata? Ubuntu 12.04, il programma. Quando è stato eseguito, eccetera, eccetera. Il linguaggio, che ci sono le caratteristiche del sistema, nel mio caso è un linguaggio italiano locale svizzera. E poi qui ci sono anche delle posizioni di memoria, dei registri, dei processori, insomma, dello stato della memoria di quando è saltato il programma, in modo che gli sviluppatori possano poi capire, vedete qui tutta una sfilza di informazioni, anche delle librerie utilizzate dal programma. Vedete qui sono librerie condivise, un po' come le DLL in Windows, ci sono le shared object, le SO sotto Linux sono un po' paragonabili. Ecco, vedete, c'è tutta una serie che naturalmente per noi possono sembrare arabo, per gli sviluppatori invece sono oro, nel senso che sono informazioni utilissime a risolvere il problema. Ecco, avete visto che cosa intendo con un log, con un giornale di crash. Quindi Apport si occupa di stilare, di compilare questi log per ogni problema che succede. E qui appunto dico quello che ho appena mostrato. Ecco, dico che dovessimo tra l'altro aprire manualmente un problema, cioè qualche anno fa
dire la verità, non c'era tutta questa infrastruttura di Upwork che ci aiuta ad aprire un problema, ma dovevamo aprirlo manualmente. E naturalmente aprendolo manualmente per gli sviluppatori le informazioni non erano mai sufficienti per affrontare il problema, quindi vi rispondevano chiedendovi questo, chiedendovi quello, chiedendovi un log, chiedendovi di fare certi comandi a terminale per ottenere certe informazioni. Ecco, tutto questo Upwork ora ce lo risparmia. Quindi dovessimo aprire manualmente il problema, non riusciremmo mai a dare tutte le informazioni necessarie perché, come avete visto, sono molte e anche alcune piuttosto criptiche e complesse. Quindi, per fortuna che c'è Upwork e che ci facilita enormemente il compito, avviando un'interfaccia grafica che ci guida passo passo nell'apertura corretta del problema. Ecco. Quindi, adesso io non posso e non voglio aprire effettivamente in diretta un problema effettivo perché poi rischierei magari di aprirne uno in doppio o di farmi dire che esiste già il problema e quindi non posso aprirlo fino in fondo. Quindi ho approfittato nel tempo di catturare degli screenshot, cioè delle immagini man mano che mi capitavano i problemi, in modo che io ve li possa presentare come immagini statiche, però tutto sommato, e poi quello che potrebbe capitare a chiunque che stia usando la futura Ubuntu ancora in stato beta e quindi con dei problemi che possono sempre succedere. Quindi più o meno ho cercato di ricreare la sequenza come fosse reale e quindi partiamo dal fatto che un problema venga intercettato. Allora, c'è un'immagine qui, problema intercettato. Vediamo un po'. Eccolo qua. Quindi una possibilità di messaggio è questo, oppure mi sembra che ce n'è anche un'altra modalità che può venire fuori con due righe, ecco qua. Quindi vedete, Ubuntu 11.12.04 ho riscontrato un errore, se vengono riscontrati altri errori, eccetera, eccetera. Vabbè, comunque l'importante è questo checkbox, questa opzione, inviare una segnalazione per aiutare a risolvere il problema. Ecco, questa è appunto per sua natura un'opzione. Quindi se voi togliete il visto e premete il pulsante continua, voi andate avanti a lavorare, ma non segnalate nulla ed è quello che io con questo tutorial voglio proprio sottolineare, cioè di possibilmente, se volete impegnarvi almeno minimamente nel migliorare l'ecosistema Ubuntu, non togliete questo vistino, ma lasciatelo, così quando fate continua si procede con i prossimi passi per aprire il problema. Quindi io vi inviterei, se ci tenete ad avere un sistema sempre migliore con il tempo, a contribuire. Ecco, qui non dovete praticamente metterci nulla del vostro, basta che lasciate questo vistino e premete continua. Un altro tipo di finestrella che è equivalente, ma con un'opzione in più che può apparire questa, cioè praticamente tutto uguale a quella sopra, ma c'è anche un'opzione in più. Cioè, se voi non volete più che questo tipo di errore, che questo errore vi disturbi in futuro perché l'avete già segnalato una volta e finché non viene risolto sapete che potrà ricomparire, potete anche attivare opzionalmente questa seconda opzione, ignorare futuri problemi di questa versione del programma. Quindi se voi attivate questa opzione e fate sempre continua, per lo stesso programma, per la stessa versione, con quello stesso problema, non vi verrà più segnalato lo stesso errore. Ecco, abbiamo visto anche qui sulla sinistra che c'è il pulsante mostra dettagli. Quindi prima di continuare è possibile farsi aprire praticamente in una finestra questo log, quello che abbiamo appena visto qua sopra, nella finestrella qua. Il crash, praticamente il dettaglio del log di crash, quindi premendo quel pulsante vi si aprirà una finestra più ampia, quindi è sempre quella la finestra, ma si aprirà in modo più ampio. Vedete qui c'è ancora l'opzione inviare una segnalazione, eccetera, eccetera, ma sopra si apre uno spazio di testo dove praticamente vi mostra i dettagli di questi log crash direttamente nella finestra grafica, di interfaccia grafica. Ecco, quindi qui vedete finora non avete visto niente di complicato, tutto è guidato a interfaccia grafica, dovete solo fare praticamente continuo, avanti avanti. Questo passo di mostrare il dettaglio non è obbligatorio. Se uno a sua volta è uno sviluppatore, per curiosità può magari guardarci, ma se uno non è un tecnico, si può anche lasciar perdere. Qui volevo solo mostrarvelo, ma non è obbligatorio, basta fare continua dalla finestrella anche piccola precedente. Fatto questo,
appunto si preme il tasto continuo e partono la preparazione e l'invio del bug dove? Ecco, ho già avuto modo di parlare in un video tutorial precedente della piattaforma di collaborazione di lavoro Launchpad, che è la piattaforma appunto web di collaborazione fra tutti gli sviluppatori del mondo Ubuntu o di chi comunque vuole ospitare il proprio progetto, il proprio software e svilupparlo lì e gestirlo lì su Launchpad, perché non necessariamente bisogna essere affiliati a Canonical e avere a che fare con Ubuntu, una derivata di Ubuntu, per os farsi ospitare il proprio progetto su Launchpad. Se guardate il mio video precedente potete vedere ulteriori dettagli dove su Launchpad si possono fare varie attività, fra quali le traduzioni e anche appunto le segnalazioni dei bug, le gestioni anche successive, commenti, controcommenti dei vari bug e problemi. Ecco, comunque, premendo continua si avvia la preparazione. Eccola qua. Quindi abbiamo appena premuto il tasto continuo e appare la finestra, cambia, diventa questa, con la barra qui arancione di lavoro che va avanti e indietro perché sta preparando, raccogliendo le informazioni nel formato giusto per poi aprire il problema. Vedete, raccolta delle informazioni, in corso la raccolta delle informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Qui ci può mettere più o meno tanto, adesso non so, in VirtualBox è un po' lento, sta lì un po' a fare avanti e indietro. Comunque non preoccupatevi, lasciatelo lavorare, prima o poi finisce. Ecco, e alla fine di tutta questa preparazione si aprirà automaticamente il browser internet. Quindi, ovviamente, essendo Launchpad una piattaforma di lavoro web, si aprirà automaticamente il browser, il vostro browser predefinito, che può essere Chromium, Firefox, quello che volete. Comunque si aprirà. Nel mentre, prima dell'apertura, può aprirsi anche un terminale che magari a qualcuno può spaventare, ma il terminale fa i suoi lavori per conto suo, lasciatelo lì. Alla fine dell'operazione potete tranquillamente chiuderlo, non dovete farci nulla nel terminale, quindi non che sentiate la parola terminale e vi spaventate un attimino. Ripeto, questa è una procedura completamente automatica. Se il terminale si apre, lasciatelo lavorare tranquillamente, aspettate che si apra il navigatore web o browser, che appunto si posiziona direttamente in Launchpad. E ovviamente, ecco, l'unica cosa, diciamo, che se non avete mai aperto un problema dovete fare è aprirvi un account, un conto su Launchpad, perché a parte che è totalmente gratuito, ma se voi non avete un account, una user, una password su Launchpad, cioè qui, magari perché no, farvelo anche vedere. Ecco, dicevo, intanto che si apre il browser, Launchpad appunto è questa piattaforma gratuita di collaborazione che richiede però appunto un accesso, richiede un accesso, altrimenti non si può inviare il proprio rapporto di errore. Perché se non si è iscritti, ovviamente non è che chiunque può entrare e scrivere quello che vuole, ma bisogna essere iscritti. Allora, tra un attimo si apre. Ecco, qui ho già fatto la login, cioè sono già acceduto. Questo qui è il mio profilo Launchpad. E appunto vedete qui il link launchpad.net con slash il mio identificativo, nel mio caso il mio cognome. Nel vostro sarà il vostro, e poi c'è il vostro profilo, eccetera, eccetera. Qui potete vedere i bug quando ne avrete aperti, come nel mio caso, nel tempo potete vedere i vostri bug che avete aperto voi stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, comunque, questo non c'entra in sé con la procedura. Dicevo, non c'entra il mio profilo personale con la procedura, ma c'entra il vostro profilo, nel senso che ognuno deve avere come premessa, l'unica premessa per poter aprire, segnalare gli errori in automatico, l'unica premessa appunto avere un account, un conto Launchpad, un account Launchpad. Quindi se si va sul sito, a questo link che poi vi lascio nel commento, è facile creare, è un po' come in tutti i siti dove si crea un proprio accesso, è facile creare l'accesso, una volta che c'è, è fatta. Quindi diamo per acquisito che voi abbiate il vostro accesso.
Una volta che il bug è preparato, si apre la pagina Launchpad e si apre come? Vediamo un po'. Ora, il primo passo è questo. Ecco, si è aperto il mio browser, in questo caso Chromium, e scusate, il primo messaggio che esce, ormai qui è tutto inglese, dovrete ora segnarlo, magari siete contenti, non lo so, comunque, come ho già detto più volte, l'inglese è la lingua franca di questo mondo, quindi vabbè. Ecco, qui dice attendere che i dati del bug, cioè del problema, sono processati, e questa pagina si viene rinfrescata da sola, cioè si auto ricarica da sola ogni 10 secondi finché il processo non è finito. Perché dice così? Perché una volta finito di preparare la pagina web del bug, dopo un paio di caricamenti della pagina che abbiamo appena visto, la stessa pagina cambia messaggio e dice: ok, le informazioni supplementari per poter analizzare il problema sono state aggiunte automaticamente al rapporto del bug e adesso puoi completare le informazioni per salvare definitivamente il bug. Queste informazioni extra naturalmente sono quelle che provengono poi da questo file crash, che viene suddiviso su diversi allegati nel bug, ma questo lo dico solo per informazione perché, ripeto, fa tutto lui automaticamente. Ecco, a questo punto, vediamo un po' di aprire, ecco, a questo punto è finita, diciamo, la preparazione, la configurazione del bug e vi si presenta questo campo, summary, cioè prendete il titolo del bug, qui dovete dare in modo conciso in cosa consiste il problema, voi lo scrivete e vi trovate in questa nuova situazione, cioè qui vabbè ho scritto banalmente problem e lui automaticamente presenta sotto dei bug, cioè delle segnalazioni di problemi che a seconda delle parole, dei termini che avete messo sopra, verosimilmente possono o coincidere perfettamente con il vostro problema e allora è inutile aprirne un altro, o è un problema simile, magari che va bene, dovete solo specificarlo meglio. Insomma, qui sotto vi fa vedere una sequela di problemi che magari soddisfano già la vostra necessità di segnalarlo, ecco. Poi vediamo un po' cosa avevo salvato ancora qui. Ecco, se non è così, se in realtà il vostro problema ritenete che sia unico, nuovo, avete qui in fondo un pulsante con scritto no, necessito proprio di aprire un nuovo bug, quindi lo confermo, quello che sto facendo è nuovo e lo confermo e quindi schiaccio quel pulsante. Una volta schiacciato quel pulsante, finalmente ci troviamo, si amplia la pagina web e ci troviamo con la possibilità di completare il sommario se è il caso, e qui ulteriori informazioni. Questo qui è il campo di testo, proprio il principale, dove voi descrivete nel dettaglio il problema, magari come riprodurlo, eccetera, eccetera. Qui sotto vi vengono messe delle linee guida per come si apre un bug, per fare in modo che sia il più completo possibile da subito, come fare. E qui in fondo vedete che l'ho messo un po' piccolino, forse non so se. Vediamo un po', magari è meglio che lo ingrandisca un attimo perché se no mi rendo conto che può essere un po' piccolino. Dunque, ripeto velocissimamente, quindi il sommario può essere ancora ritoccato, completato. Qui informazioni ulteriori è il campo principale dove descrivete nel dettaglio, seguendo possibilmente qui le linee guida per aprire un bug con vari consigli e come fare. E in basso, se aprite Extra Options qua, vedete che c'è la possibilità anche di aggiungere un allegato, un po' come nei mail, lo stesso funzionamento dei mail, quando voi aggiungete un allegato che potete fare scegli file, aggiungete un allegato che può essere un archivio zip con dentro uno o più file, immagini, screenshot, altre cose che possono essere utili o ritenete siano utili a risolvere il problema. E poi alla fine c'è un tasto per
dire ok, sottometti il bug e a questo punto è definitivamente aperto. E questa è la procedura automatica. Essendo automatica, vi chiederete magari non c'era nemmeno la necessità di fare questo tutorial perché è tanto automatico, però appunto, ripeto, il mio scopo era uno, di non essere intimoriti dal problema, dalla finestra che vi esce, ma di proseguire nella segnalazione del problema perché è importante per migliorare Ubuntu e tutto il mondo Linux. E due, è vero che è automatica, però non avendolo mai fatto, magari qualcuno anche di poco tecnico, magari un po' intimorito da tutte queste pagine, da questo continua, da questa pagina web che si apre, eccetera, eccetera, eccetera. Non è il caso, come avete visto, è molto semplice. L'unico problema, se vogliamo, è che comunque bisogna esprimersi in inglese e questo mi rendo conto che non è necessariamente scontato per tutti, però nel limite delle proprie possibilità sarebbe veramente importante contribuire sempre. Ricordate che c'è anche Google Translator che aiuta molto almeno a formalizzare in modo più o meno comprensibile. Ecco, sapete che se avete già tradotto da un'altra lingua, in italiano vi sarete accorti che non sempre il significato viene tradotto proprio nel modo migliore. Però conoscendo l'italiano riuscite a ricavare il significato. Ecco, alla peggio usate il Google Translator, scrivete in italiano da una parte, fate copia e incolla del risultato inglese dall'altra. Sicuramente gli sviluppatori saranno elastici a sufficienza per capire, se non capiscono magari vi fanno un'ulteriore domanda, voi la traducete, eccetera, eccetera. Insomma, avete capito. Ecco, pur di contribuire con un po' di buona volontà e qualche minutino di impegno si riesce a migliorare sicuramente Ubuntu e di conseguenza anche poi il resto del mondo Linux, eh? Ecco, questo era praticamente quanto volevo mostrarvi come segnalazione automatica. Ci sono dei piccoli appendici per completare questo tutorial, che sarebbe se il programma che dà problemi fa parte di un archivio PPA di cui ho già parlato nel mio tutorial precedente, cioè degli archivi non ufficiali di Ubuntu, archivi di software, di programmi, sto dicendo, e viene visualizzato questo messaggio perché appunto un archivio PPA è considerato non ufficiale, quindi vedete, esce questo, alla fine della raccolta di informazioni di apport, prima di aprire il browser web per continuare nella segnalazione del bug, viene visualizzato questo messaggio. Questo non è un paghetto ufficiale di Ubuntu, rimuovere, eccetera, eccetera, eccetera. Non è possibile segnalare il problema. Quindi siete fermati un passo prima di aprire effettivamente il bug, perché per i pacchetti degli archivi PPA non è permessa questa funzionalità automatica. Ciò non toglie che non è possibile aprire automaticamente, ma possiamo però sempre andare su Launchpad, quindi direttamente sul web, e avviare una procedura di segnalazione bug manuale, cioè ci si posiziona su quel tal software di quel tal archivio PPA, si dice voglio aprire un bug manualmente, direttamente tutto sul web, e si può mettere come allegato il log di crash che comunque Apport ha creato qui in questa cartella var crash. Comunque lo crea anche se si tratta di un pacchetto non ufficiale. Vedete in questo caso dell'esempio, ve lo faccio vedere, vedete che il problema era nel pacchetto, nel programma Calendar Indicator. E vedete qui che ce l'ho ancora archiviato, vedete che in realtà il log apport crash file me l'ha creato del Calendar Indicator. Quindi io posso, per aiutare gli sviluppatori, comunque aggiungere come allegato, come ho fatto vedere prima, allegato al rapporto del bug, questo crash report che comunque contiene tutte le informazioni utili agli sviluppatori. Quindi qui non siamo più nell'automatismo completo, ma parziale. Quindi a livello locale voi riuscite a crearvi il vostro crash report perché Apport funziona, poi vi dice guarda che non puoi aprire un bug automaticamente per questo pacchetto che non è ufficiale, però potete comunque aprirne uno manuale direttamente su Launchpad. Poi,
Potrebbe succedere, almeno a me una volta è successo, adesso non so se perché Ubuntu 12.04 sia ancora in beta, non beta, io non lo so, comunque è successo che una volta Apple non è partito automaticamente, cioè non mi è apparsa automaticamente praticamente, ecco, la prima finestrella, questa. Ho visto che un programma è andato in errore, è finito male, però ho aspettato quell'attimino e non è uscita questa finestra. Aspetta, aspetta, non esce. E come fare allora in questo caso? Cioè, abbiamo perso l'automatismo oppure no? No, perché se entriamo sempre in questa cartella var crash e cerchiamo il nome del programma che ci è saltato, uno qualsiasi, essendo un apt-get crash file, facciamo tasto destro e vedete che c'è un'opzione apri con segnala un problema. E questo non fa altro che far partire esattamente questa prima finestrella, e quindi far partire dall'inizio tutta la procedura automatica. Quindi diciamo che tra virgolette riusciamo a far partire, forzare manualmente con questa opzione la procedura automatica anche nel caso in cui per un qualsiasi motivo non partisse da sola. Quindi quando manca il primo passettino lo possiamo facilmente ricreare noi andando in questa cartella var crash, tasto destro, segnala con apri un problema e riparte tutto in automatico. Un'altra cosa interessante è che si è affinata nel tempo e che, se non erro, è apparsa solo a partire da, appunto, da questa ultima Ubuntu 12.04, fino a quella precedente non c'era, è la segnalazione di un problema già noto. Ecco, fino alla versione di Ubuntu precedente praticamente non c'era questo prefiltro, e se c'era un problema che veniva constatato da 100 persone e tutte 100 segnalavano il problema, venivano segnalati 100 problemi che poi venivano segnalati come duplicati di un primo problema considerato il capostipite. Ecco, adesso per fortuna la cosa si è affinata, per fortuna più per chi gestisce i problemi che per noi, perché per me, per il singolo, è sempre la prima volta che apro un problema, però per chi deve gestire i duplicati, qua è una gran rogna dover gestire centinaia, magari se non di più, segnalazioni per un singolo stesso problema. Allora, hanno migliorato la cosa, vanno a verificare su Launchpad le caratteristiche raccolte in questi file crash, e se ne incontrano di identiche, vi segnalano questo messaggio. Quindi ancora prima di aprire il browser e di andare in Launchpad, Apple dietro va, diciamo dietro le quinte, a verificare se in realtà c'è già questo problema che avete segnalato. Ed ecco qua che appare questa finestrella: problema già noto, il problema è già stato segnalato agli sviluppatori, grazie. Quindi qui voi potete semplicemente fare chiudi e avere, come si suol dire, come si può dire, la coscienza tranquilla, perché il problema è già stato segnalato in precedenza da altri, qualcuno vi ha preceduto, ma voi avete fatto il vostro dovere, siete a posto. Ultima cosa, ultimo punto, anche se il titolo del tutorial è aprire automaticamente un problema in Ubuntu, mi sembrava peccato non accennare al fatto di poterne aprire uno completamente in modo manuale, oddio, completamente, per modo di dire, perché c'è via terminale. Quindi aprite un terminale e applicate questo comando. Voi potete far partire manualmente la segnalazione di un problema per un certo programma. Ecco, se io volessi, come dico qui per esempio, aprire un problema per il programma Rhythm and Box, che è il lettore di musica, io dovrei scrivere nel terminale apt-get bug spazio Rhythm and Box. Facendo enter si avvia l'interfaccia che abbiamo già visto, raccoglie, che si avvia l'interfaccia che abbiamo già visto, non proprio dall'inizio, ma vediamo un po' se si apre. Ho schiacciato, non mi ricordo se ho schiacciato. No, eccolo qua. Si apre appunto direttamente questa finestra, che raccoglie le informazioni sul programma che abbiamo segnalato noi,
E poi apre di nuovo il web su Launchpad per aprire un bug. Ecco, attenzione, in questo caso io parlo di apertura manuale perché qui non ci sta dietro un report di crash, perché noi vogliamo aprire un problema per un qualsiasi motivo, ma il programma non è andato a finire male, non ha dato un messaggio di errore. Magari ci siamo accorti di un difetto nell'interfaccia, che ne so, dell'assenza di una traduzione di qualcosa, di qualsiasi cosa, di un pulsante fuori posto, un qualcosa che non va bene, ma non è in sé che inficia il funzionamento del programma, ma ci siamo accorti di un difetto. Allora non c'è un crash dal quale partire, magari dire apri, segnala un problema, ma vogliamo partire noi, forzare noi l'apertura di un problema per un tal programma. Quindi facciamo così: parte il web, Launchpad. Ecco, ricordarsi appunto che non essendoci un crash dietro, quindi con tutti i dettagli tecnici, nella finestra di descrizione del problema dobbiamo descrivere tutto noi, descrivere sto usando Ubuntu 12.04 64 bit, apro questo programma e mi accorgo che magari allegando uno screenshot che aiuta sempre, con un'immagine vale di più di 1000 parole. E voilà, e la cosa è fatta. Ecco, io ho concluso anche questo tutorial. Spero, come sempre, che vi sia stato utile. Risottolineo l'importanza di contribuire a migliorare Ubuntu e tutto il mondo Linux segnalando qualsiasi problema si incontra. Vi aspetto al prossimo tutorial e vi ringrazio per l'attenzione.